Librando. Libri in volo con Dante Cerati. Tomba di 80.000 vittime di una repressione totalitaria fra fucilati e desaparecidos. Una terra di violenze, prevaricazioni e ingiustizie. E questo è Salvador, un piccolo paese dell'America Latina. E il bresciano Anselmo Palini, docente di materie letterarie e saggista, nel suo nuovo libro Una terra bagnata dal sangue, Oscar Romero e i martiri di El Salvador, dà voce ai martiri e rende indelebili immagini di ferocia e crudeltà che hanno segnato in questi anni il paese. La sua narrazione, fatta di testimonianze scritte e orali, svela punto per punto una realtà fatta di lacrime, dando una definizione limpida e chiara di cosa significhi essere martire. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Al telefono l'autore del libro, Anselmo Palini, a cui do il benvenuto. Ciao, un saluto a tutti. Anselmo, il tuo libro è uno spaccato veramente duro di realtà. Ci racconti El Salvador attraverso la sofferenza e lo sguardo dei martiri. Come ti è nata l'idea di portare alla luce questi fatti e di farne un libro? Allora, io ho già scritto un testo precedente a questo, pubblicato dall'editrice Ave su Oscar Romero, dove appunto veniva presentata la vicenda, il pensiero e lo spessore esistenziale dell'arcivescovo di San Salvador assassinato dai militari nel 1980. Però col passare del tempo mi sembrava che fosse riduttivo rispetto al Salvador parlare solo di Oscar Romero, anche se è un riferimento ineludibile. Ecco allora che anche dopo un viaggio in Salvador che ho compiuto nel 2015, ho pensato bene di proporre una nuova lettura delle vicende salvadoregne sulla base del tema del martirio, che è stato un tema che ha attraversato tutto quel popolo. E dunque far conoscere, oltre naturalmente alla vicenda di Monsignor Romero, anche altre vicende emblematiche, significative, che potessero rappresentare un po' tutta quella storia di martirio e di repressione che è stata la storia del Salvador degli anni 70 e 80 del secolo scorso. Faccio solo un esempio per dar l'idea. Nel centro di San Salvador si trova il monumento alla memoria e alla verità. È un muro di granito di 70 metri di lunghezza e 3 di altezza, con incisi i nomi di oltre 30.000 vittime della repressione. E anche, vi è anche l'elenco dei massacri perpetrati dai militari e dagli squadroni della morte. Ecco, questo monumento alla memoria e alla verità rappresenta quella che è stata la storia del Salvador. Lì dal 79 al 92, che è l'anno degli accordi di pace, vi sono stati 80.000 morti a causa della repressione. Ecco, questo monumento ne ha ricostruito 30.000 nomi, ha riporto a 30.000 nomi, viene continuamente aggiornato. Ecco, allora mi sembrava che fosse utile un libro che anche nel nostro paese parlasse di Oscar Romero, ma anche di altre vicende emblematiche che rappresentassero un po' tutte queste migliaia di vittime della repressione. Anselmo, tu l'hai già nominato alcune volte, uno dei protagonisti del tuo libro è l'arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero. Ti chiedo di raccontarci qualcosa di lui, in che cosa era una persona, un sacerdote davvero unico e speciale? La storia di Oscar Romero è molto significativa, perché lui è cresciuto in un ambiente estremamente conservatore e tradizionale. È stato per circa 30 anni parroco anonimo in una piccola e anonima diocesi, e senza rendersi conto di quello che accadeva intanto nel suo paese. Poi viene nominato vescovo, ma lentamente lui, soprattutto con la nomina vescovo, inizia a interrogarsi su quanto sta accadendo nel suo paese, che era un paese oppresso da una feroce dittatura militare e da grandi ingiustizie di carattere strutturale ed economico. E poi era provocato dai documenti che escono dal concilio e che escono anche da quella grande conferenza dei vescovi latinoamericani che si svolse a Medellin, aperta da Paolo VI nel 68. Ecco, lentamente lui si rende conto di questo, però sempre dentro una storia, una visione assolutamente tradizionale. Poi nel 77, nel febbraio del 77, lui viene nominato arcivescovo di San Salvador. E la nomina è una nomina voluta dai potenti, perché dal nunzio, dai militari, perché ritenevano che questo vescovo, che non aveva mai fatto parlare di sé, non avrebbe creato problemi. E infatti la sua nomina è accolta dal clero di San Salvador in modo molto gelido, perché era un clero molto attivo nella pastorale sociale, nella denuncia delle ingiustizie sociali.
Il problema è che porta a c'è l'aspetto che porta a compimento, diciamo così, il cambiamento del Monsignor Romero, che era comunque già iniziato, è l'assassinio il 12 marzo del 77, cioè 20 giorni dopo il suo ingresso come arcivescovo San Salvador, l'assassinio di un suo caro amico che è padre Rutilio Grande. Ecco, l'assassinio di Padre Grande, di un gesuita che viveva tra i campesinos, che non faceva altro che annunciare il Vangelo di pace e di giustizia, e ciò che costringe Romero a portare a compimento questo percorso di immersione, diciamo così, nel proprio popolo, e da quel momento lui diviene davvero la voce del suo popolo. Anselmo, ho letto che tra Papa Giovanni Paolo II e Oscar Romero ci furono delle incomprensioni. È una leggenda oppure corrisponde alla realtà? No, è una cosa assolutamente vera, perché bisogna però, ecco, guardare bene il contesto. Quando Romero diviene la voce del suo popolo e inizia a denunciare le ingiustizie, le violenze, i soprusi, a fare nome e cognome delle forze militari, degli squadroni della morte responsabili di tutto questo, e lo faceva soprattutto nell'omelia della domenica, alla messa della domenica mattina alle 8, in Salvador attorno a lui viene fatta terra bruciata. Cioè, in Salvador c'erano 6 vescovi, 4 vescovi cominciano a accusarlo di essere un comunista, di essere un sovversivo. Il nunzio comincia anche a lui ad accusarlo di essere troppo politicizzato. Ecco allora che quando Giovanni Paolo II appunto diviene papa e Romero si rivolge subito a lui perché lo sostenga nella propria azione, Giovanni Paolo II si trova sulla sua scrivania la posizione dei vescovi che dicono Romero è comunista, la posizione del nunzio che dice Romero è un vescovo di sinistra, la posizione della congregazione dei vescovi a Roma che critica con Romero. Per cui all'inizio Giovanni Paolo II ha avuto difficoltà a capire ciò che stava accadendo davvero in El Salvador e a capire appunto Monsignor Romero. Per cui il primo colloquio fra i due è stato un colloquio davvero molto difficile, poi col tempo le cose cambieranno. Come tu hai detto prima, sono molti i martiri che hanno dato la vita per El Salvador. Chi ti è rimasto particolarmente impresso, naturalmente, a parte Oscar Romero? Sì, io nel mio libro ho presentato alcune storie emblematiche, come quella di padre Octavio Ortiz, che viene assassinato assieme a 4 giovani ragazzi con cui stava tenendo un corso di esercizi spirituali, rompono i militari, li ritenevano dei comunisti, per cui vengono assassinati. Padre Rutilio Grande, che è il primo assassinato durante l'episcopato di Monsignor Romero, Marianela Garcia Villas, questa straordinaria donna, questa borghese, che da subito si impegna come avvocato per il proprio popolo, diviene una stretta collaboratrice di Monsignor Romero, verrà più volte in Italia a chiedere solidarietà per il proprio popolo, e anche lei nell'83, proprio nei giorni in cui nel marzo dell'83 Giovanni Paolo II è in visita in Salvador, lei verrà arrestata, brutalizzata e assassinata. E poi ancora Ignazio de la Curia e i padri gesuiti della UCO, l'università centroamericana, assassinati nel novembre dell'89, entrano i militari e tutti i gesuiti che trovano li uccidono, e vengono assassinate anche 2 donne laiche che lavoravano presso di loro. Si salvano solo 2 gesuiti che erano all'estero. E poi ancora 4 religiose nordamericane nell'81 erano impegnate in attività di promozione umana, di evangelizzazione, vengono fermate all'aeroporto di San Salvador, portate in campagna e uccise. Ecco, queste sono alcune delle storie che presento in questo libro a significare un po' tutto il martirio che ha colpito questo popolo. Attraverso le pagine del tuo libro, Anselmo, ci dai veramente una definizione chiara di martirio. Cosa significa essere martire? Il martire è il testimone. Il martire è colui che rende concreta la propria testimonianza, è colui che cerca di incarnare dentro la storia i motivi che lo animano, che lo portano ad operare, ed è colui che è disposto per questo anche a sacrificare la propria vita, che non va alla ricerca della morte a tutti i costi, perché anche Romero voleva evitare, faceva in modo di cambiare sempre percorsi, dormiva ad esempio non in arcivescovado ma presso una congregazione di suore vicino all'ospedale della Divina Provvidenza, dove c'è la chiesa dove poi è stato assassinato. Cioè il martire non è colui che va alla ricerca del sacrificio supremo, ma è colui che, se questa necessità si presenta, si fa trovare pronto. Ecco, il martire è il testimone è la persona che rende concreta fino in fondo
la propria fede e la propria adesione ai valori che non sono valori cristiani ma sono valori umani, perché Romero è stato assassinato non perché vescovo, non perché credente, ma perché denunciava le ingiustizie, perché denunciava la repressione, e così anche le altre situazioni che presento in questo libro. Anselmo, qual è la situazione del Salvador oggi? Cosa servirebbe per riaccendere la speranza in questo paese secondo te? La situazione del Salvador oggi è una situazione molto complicata. Io sono stato nel 2015. Il Salvador è attanagliato da una terribile violenza. Ci sono delle forze della criminalità organizzata, le Maras, che controllano interi settori del territorio dove neanche la polizia riesce a entrare. Ogni mese in Salvador, che è un paese oggi che ha 6 milioni di abitanti, ci sono 500-600 vittime, persone morte ammazzate appunto a seguito di questa situazione. Ecco. In Salvador è importante il ruolo che può svolgere la Chiesa. Ecco, le università, ad esempio l'Università dei Gesuiti, l'Università Salesiana, l'Università Nazionale, sono luoghi di grande speranza, perché stanno creando la classe dirigente di domani, stanno creando le persone che possono prendere in mano la storia del Salvador. E poi la Chiesa. Io ho incontrato Gregorio Rosa Chavez, che è stato uno dei più stretti collaboratori di Monsignor Romero, e è sempre stato da allora vescovo ausiliare, non è mai stato fatto arcivescovo o vescovo titolare perché era troppo vicino a Monsignor Romero. Ebbene, il Papa Francesco l'ha creato cardinale, perché noi abbiamo a San Salvador l'arcivescovo che non è cardinale, ma l'ausiliare che è cardinale. Ecco, Gregorio Rosa Chavez ha detto una cosa molto importante, dice: Monsignor Romero non è da ammirare, ma da imitare. Ecco, la Chiesa salvadoregna oggi si trova a un bivio. Considerare Monsignor Romero un santino, un quadro da appendere in tutte le case, in tutte le chiese, a cui accendere delle candele e a cui dedicare delle preghiere o delle messe, oppure accanto a questo considerarlo una presenza viva che indica delle strade da percorrere e che la Chiesa oggi è chiamata a percorrere, perché il Salvador ha bisogno ancora oggi di una Chiesa profetica. Molto bene Anselmo, io ti ringrazio veramente moltissimo per questa bella testimonianza. Ricordo agli ascoltatori il libro di Anselmo Palini, Una terra bagnata dal sangue, per le edizioni Paoline, e anche l'incontro collaterale al Festival Letteratura di Mantova, giovedì 6 settembre, ore 18, presso la sala Paolo Pozzo del Museo Diocesano. Fra l'altro è anche organizzato dal nostro settimanale diocesano La Cittadella. Grazie ancora. Grazie a voi e grazie a tutti.